wanna wake up in 1985. Buongiorno a tutti, sono Newtabris96 ed eccoci qui per la quarta e ultima parte della nostra apertura di Apocalisse di Luce. Non fa più ridere, lo so, però ormai. Non fa più ridere, ma non ha mai fatto ridere, quindi non è quello il problema. Sai cosa fa ridere? Cosa fa ridere? Palkia. Esatto. L'ultima parte è andata abbastanza bene. Sì, abbiamo beccato Greninja, GX e Elisio con la mano magica. E anche Iveltal. E anche Iveltal, no? Quarta e ultima parte con lui. Esatto. La star di questa espansione. Ultra necromorfo. Ti assomigli un po' tu a un necromorfo? Lo so. Sono loro che hanno preso ispirazione da me. Ah, capisco. Allora, tre folletti. Dai, almeno un personaggio. Ci sono quattro carte personaggio full art. Ne uscirà almeno una. Clem, magari. Clem, Breaksin, Dowblade, Arbitro, Gumi, Onedge, Helioptile, Furfru, Gumi, altro Helioptile. Cerchio creatura. Questa è rara, eh? Ah, e poi tra l'altro c'è anche Dianta, la carta allenatore di Dianta non full art. È olografica. Ah. E non capitava da tipo dalle espansioni di Bianco e Nero, Gecis. Che noi tra l'altro quella Gecis ce l'abbiamo perché quell'espansione è finita. Però appunto è da un XY non c'è stata nessuna carta mai allenatore olografica. È la prima dopo lungo tempo. Sai che hai scassato la fotocamera? Perché tutte le cose che mi indica adesso mi indica che c'è una luce che vede. Io ho scassato la fotocamera. E qua ci hai piantato un cono di luce disegnato. È l'apocalisse. Sì, sai che si è sfondato tutto. Ma tanto registro in passato. Sì. La qualità non è mai stato il nostro punto forte. Neanche la quantità. Però vabbè, la quantità di roba quando ci sono i video, sì. Però la quantità di video no. Vabbè, fare video tutti i giorni con cose che non c'entrano con le carte. Beh, infatti questo canale noi apriamo i prodotti. Quando ci sono i prodotti, se non ci sono, non è che ci mettiamo a inventarci. Non ci sono Fortnite Battle Royale. Sì. Però non la versione per PC, la versione è emulatore Android, così si vince facile. Bene, Tyrant, Clem, Frogadier, Inkei, Gumi, 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 Snover, Cubone, Krogan, Gumi, e un altro Lycanroc. E l'altro Gumi. Ok. Fossile sconosciuto. Dead End. Gogot, Snover, Scatterbug, Rockruff, Skrelp, Litleo, Batswolf. Ah, Torterra. Che Torterra lì in Ultra Prisma era olografico. Ah. Qua è la stessa identica, solo che non è erba ma è terra. Però non è Olo. Ok. Perché probabilmente di Olo hanno lasciato Infernape e hanno messo Empoleon. Empoleon d'acciaio e Olo. È una divinità greca con l'Empoleon. Perché? È Olo. È Olo. Fa delle scuregge incredibili. Perché è un uccello, quindi il tipo volante ce l'ha. Chi è? È Empoleon, non è una specie di pinguino. No, vabbè, però è acciaio acqua. Vabbè, però il vostro volante le impara. Per forbecco e basta. Piccare dei pinguini, dov'è che volano? I pinguini hanno delle ali gigantesche. Sì, che non servono una sega, però. Come con te il cervello. Un culo. Ok. Uxi. Lady. Hoopa. Bermite. Onet. Furfru. Skiddo. Gumi. Froakie. Un altro piro, mannaggia satana. Adesso possiamo mettere nel video del titolo, cioè nel video del titolo, nel titolo del video dissing tra fratelli, non hai il cervello pinguini. Sì, cioè, incredibile. Sta uscire Feromosa, no, un altro piro. Piro, cioè, pazzo solo 4. Gudra e Piro sono usciti doppie Olo, e poi tipo ci manca Empoleon, ci manca Feromosa. Vabbè. Dai, un'altra carta buona, ce la caghi fuori, per favore. No. Ok.
droga di Energy Transport. Aspetta. Ok. Dowblade, Noibat, Gible, Execute, Gumi, Bergmite. Oh, Diancy. Diancy Stella Prisma. Questo non è male. Ah, è Zygarde, Zygarde 50. Incitamento della principessa e pioggia di diamanti. Beh, dai. Ma in questa espansione dovrebbe esserci 5 stelle prisma, noi però ne abbiamo 3. Perché l'energia, Elisio, Diancy, ci sono ancora Volcanion e Arceus. Io volevo Arceus, naturalmente non uscirà. Vabbè, comunque queste altre non sono male. Vabbè, allora Diancy possiamo piazzarla lì. Ancora 4 bustine, dai, dai, ancora una, cazzo merda. Almeno una scacchia di giro. Ok, 3, Crest, Folletto, Omar il distruttore. Ux, sembra il titolo di un film. Omar il distruttore. Energia Unione, Flabebè, Litleo, Cubone, Scatterbug, Snover, Clownser e Barberacle. Raro normale. Gli ultimi 3 pacchetti. Sì. Che questa si come se fosse una reverse. Siamo a 6, 3, 9, dai. Codicione. Fuoco. Ultra pattuglia. Heliolisk, Pupa, Flabebè, Espur, Fennekin, Litleo, Furfru. A culo, ok, vabbè. Espur. Toxicroak, questo non era ancora uscito. No. Questo è l'ultimo, quello di Ultra Prisma. Era Ultra Prisma era veleno, è la stesso identico. Il senso di cambiare tipo e rimetterti la stessa carta identica. Non devono fare un altro disegno, non devono pagare chi li fa. Gli costa meno. Questo è davvero una minchiata, spero non la facciano mai più. Ok. Perché sennò iniziamo ad aprire Slugterra. Sì, te l'ho detto. Poipol. Mesprit, Ultramondo, Skrelp, Froakie, Krogunk, Execute, Scatterbug, Vivillon e un altro cerchio creatura. L'ultima bustina di questo box che per adesso è mamma mia sotto le aspettative. Porca, non è uscito niente. Ma vabbè. Ok. Fuoco. Cioè che non c'è un cazzo. Magneton, Gogot, Clam, Execute, Noibat, Magnemite, Skrell, Furfru, One e Rotom. Mamma mia. E questo è stato il box più brutto. Mamma mia, c'è anche qualche altra stella prisma però. Sì, ma... Cioè la carta più rara è una... Carta che non ci serve. Cioè uno come fa a finire l'espansione contando che ci sono le rainbow e le bordeaux che sono 5, 6 si deve comprare tipo 10 box. Se tu compri un box non hai la sicurezza che te ne esce almeno una... Cioè le rare segrete, quelle come si chiamano, le fuoriserie. Sì, le bordeaux. Almeno nel box dovrebbe esserci la sicurezza di trovarne almeno una. Non hai neanche la sicurezza di quella, allora andata a fanculo. Che è uscita una sola full art. Una full art. Ma nemmeno manco nel rainbow. Nel box di XY almeno magari ne uscivano uno, due, tre. Sì, si poteva andare. Cioè, boh, vabbè. Che stanno abbassando le qualità, le carte sono stampate peggio. Sì. Sono più brutte perché prendono gli stessi disegni. Vabbè, ma quella è questa espansione qua. E intanto voglio vedere la prossima, che cazzo combina. No, non le ripeto. Sono stampate peggio. In questa espansione sono anche più brutte perché vanno a prendere le altre e c'è molta meno roba e ci sono una trilionata di carte gold e d'oro. Secondo me stanno veramente facendo un sacco di cose orribili con le carte dei Pokémon. Ma perché? Perché hanno aumentato le vendite. Vendono un sacco di più, allora se ne fottono. Vendono di più, ma il prodotto è una merda. Adesso fa veramente più schifo di prima. I set di nero e bianco XY erano bellissimi. Le full art erano del numero giusto e tu avevi voglia di completarlo tutto quanto. Perché c'era una, due bordo oro ed erano anche fighe perché erano Pokémon shiny. Non erano padelle, martelli o barelle o puttanate inutili. Ma sì, dai. Tu, la carta figa fuori dal set era un bel Charizard nero, un Blastoise fighissimo. Uno deve spendere 50 euro per comprare una barella, una padella. Sì, ma che cazzo, ma per favore. Niente, perciò noi vediamo come procede, però continueremo sicuramente a comprare qualcosa, per almeno per un po', però è da lamentarsi. Fanno veramente schifo ultimamente queste delle carte Pokémon. Bene, con questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!